Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale vi riferiremo dei lavori sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa. L'amministrazione comunale scrive a Trenitalia per i disagi causati agli utenti. A Massa, prima giornata comunale di raccolta alimentare, si terrà sabato 14 settembre e tra l'altro aderiscono molti punti vendita e supermercati. Vedremo anche i cambiamenti per il prossimo anno scolastico. Il ministro Valditara spiega i punti della sua riforma. E poi vi parleremo anche del successo della 65esima edizione del premio San Domenichino. Il premio alla carriera è stato consegnato a Mariella Nava. Ci sposteremo a Montignoso perché riapre il DMS Stage. È al via la nuova stagione di concerti in eventi, primo appuntamento domenica sera. A tra poco dunque per il nostro telegiornale. Armando? Assolutamente sì! Ma perché? Perché? Perché lui sa fare tutto! Con le attrezzature noleggiate da Italnolo ha trasformato la nostra casa in una reggia! Italnolo! Tutto il bello del fare. Fiera del fungo di Borgotaro IGP. A Borgo Valditaro, Parma, due weekend spettacolari con mercati, concerti, street food e molto altro ancora. 14, 15 e 21 e 22 settembre. Fiera del fungo di Borgotaro IGP. Seguici sui social e scopri il programma completo su sagradelfungodiborgotaro.it. Monasterio è il centro cardiologico italiano che si prende cura del cuore di tutti, a tutte le età, con tecniche avanzate che migliorano la qualità della vita. In questa grande squadra ognuno gioca un ruolo fondamentale: personale sanitario, ricercatori, pazienti e volontari. Supportaci anche tu, con il tuo aiuto possiamo diventare ancora più forti. Dona il tuo 5 per 1000 a Monasteri, la squadra del cuore di tutti. A voi tutti buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del nostro telegiornale su Antenna 3. Da fine settembre lavori di manutenzione straordinaria sulla linea ferroviaria Firenze-Pisa, previsti disagi per i cittadini di Massa, tant'è che l'amministrazione scrive a RFI e a Trenitalia. Sentiamo per i dettagli Benedetta Bianchi.
partiranno a fine mese lavori di manutenzione straordinaria da parte di Trenitalia e RFI Rete Ferroviaria Italiana sulla linea Firenze-Pise. Sono già annunciati cambiamenti e previsti disagi per i cittadini e i pendolari, e l'amministrazione comunale di Massa chiede che quei disagi siano ridotti al minimo. Ecco cosa succederà. Gli interventi in programma dal 30 settembre fino al 22 dicembre riguardano il rinnovo dei binari sulla tratta Empoli-San Romano e il rinnovo dei deviatoi nelle rispettive stazioni, ma avranno comunque un impatto significativo sulle linee Firenze-Pisa, Tirrenica e Pontremolese. Sono infatti previste modifiche agli orari con un anticipo di almeno 8 minuti per i treni verso Firenze e un posticipo sempre di 8 minuti circa per quelli in direzione Parma. Questo significherà con tutta probabilità ritardi anche per i treni in arrivo in partenza da Massa, ed è per questo che l'amministrazione comunale chiede a RFI e Trenitalia che il piano straordinario includa non solo i nuovi orari, ma anche tutte le misure di mitigazione per ridurre al minimo e in tempo utile i disagi per i cittadini. Vorremmo sapere se sia stata effettuata una verifica puntuale delle corrispondenze tra treni e bus nella stazione di Massa e un'analisi approfondita dei disservizi previsti, con soluzioni concrete che tutelino gli utenti, dice l'amministrazione, sottolineando pure come i lavori avrebbero potuto essere pianificati con largo anticipo e magari svolti in periodi estivi e con minori impatti. E per il comune di Massa resta urgente anche la questione della tratta ferroviaria Pisa-Massa-Carrara-Pontremoli, che da troppo tempo, dice, attende interventi per colmare le carenze infrastrutturali e trasformare un'infrastruttura incompiuta in una rete efficiente. E già nel prossimo fine settimana, il 14 e 15 settembre, sono programmati lavori di manutenzione sulla linea Parma-La Spezia, tra le stazioni di Pontremoli e Berceto, su varie travate metalliche in corrispondenza dei viadotti che attraversano i fiumi Taro, Bettinia, Magra e il Torrente Verde. Durante le attività di cantiere sarà sospesa la circolazione ferroviaria tra Pontremoli e Berceto. I treni in servizio sulla linea Parma-La Spezia subiranno modifiche di orari o saranno limitati nel loro percorso. Trenitalia ha previsto un servizio con autobus da Pontremoli a Berceto. Una perturbazione colpirà la Toscana tra domani, giovedì 12 e venerdì 13 settembre. La Protezione Civile Regionale per domani, giovedì, ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico, temporali, vento e mareggiate, con maggiore impatto nelle aree nord-occidentali, lungo la costa fino a Piombino e nelle zone meridionali. Previsti temporali e venti forti di libeccio, con raffiche fino a 90 km orari sulla costa e mare agitato a nord dell'Elba. Per maggiori dettagli potete consultare la sezione Allerta Meteo del sito della Regione Toscana. Nasce l'iniziativa Massa Aiuta, la prima giornata comunale della raccolta alimentare, che si terrà sabato 14 settembre. Molti sono i punti vendita e i supermercati che aderiranno. Il servizio e le interviste di Rossella Barattini. Massa Aiuta è la prima giornata comunale di raccolta di generi alimentari da donare alle famiglie del territorio, organizzata dall'amministrazione comunale di Massa attraverso il tavolo solidale e coordinato dall'assessore Francesco Mangiaracina. L'iniziativa nasce per contribuire al sostegno dei cittadini indigenti che si trovano in una condizione di estrema difficoltà economica e sociale. Iniziativa importante, chiamata Massa Aiuta, che vuole cogliere lo spirito comunitario della nostra città, Massa che aiuta Massa. Un'iniziativa che nasce dalle riunioni del tavolo solidale, di cui fanno parte le più importanti associazioni che operano nella solidarietà nel nostro territorio, con la quale si vuole organizzare la prima raccolta alimentare comunale. Abbiamo messo insieme molti punti vendita e per questo dobbiamo ringraziare la disponibilità dei direttori, insomma dei brand della grande e media distribuzione come Carrefour, Carrefour Express, Esselunga, Conad ed Ecom, e ringraziare appunto tutte le associazioni che fanno parte del tavolo, che saranno impegnate
nella raccolta alimentare attraverso i loro volontari. Stiamo parlando di circa 130 volontari, al quale si aggiungono anche, con spirito con voglia di aiutare il prossimo, anche i giovani del Rotaract Carrara in Massa, i giovani del Leo Club di Massa Carrara, e anche, gesto importantissimo, anche i dipendenti di Baker Hughes, lo stabilimento Nuova Opinione di Massa. Iniziativa molto importante con la quale speriamo di mettere benzina nel motore della macchina della solidarietà, e con la quale vogliamo raggiungere tutte le persone bisognose della nostra città attraverso poi l'opera delle associazioni che operano nel territorio. Tutti i generi alimentari che verranno raccolti saranno quindi destinati alle associazioni operanti nel terzo settore, che li utilizzeranno per la preparazione di pasti caldi o per la distribuzione diretta ai concittadini in difficoltà: Croce Rossa Italiana, Misericordia San Francesco, Fondazione ANT, Cooperativa Sociale L'Abbraccio. Molti punti vendita aderenti all'iniziativa, che si svolgerà, come detto, sabato 14 settembre dalle 9 alle 20. Ci si potrà quindi recare presso Esselunga di Viale Roma, Carrefour via Massavenza, Carrefour Express di via San Leonardo, Ecom di via del Cesarino, Conad di via Giosuè Carducci via Rinchiostra, Conad di via Simon Musico, Conad di via Democrazia e il Conad di via Stradella via Intercomunale. Continua l'impegno di Gaia S.p.A. nel realizzare maxi interventi di rinnovo delle reti. 300 milioni di euro gli investimenti previsti fino al 2034, di cui il 37% da impiegare nel dimezzamento delle perdite idriche su tutto il territorio, per garantire il soddisfacimento dei bisogni idrici in ogni contesto e a salvaguardia della risorsa più preziosa. Gaia realizzerà un progetto da circa 40 milioni di euro, di cui 25 provenienti dal PNRR, che prevede la sostituzione di circa 22 km di condotte, con l'obiettivo di abbattere l'attuale volume idrico annuo disperso dagli acquedotti in gestione su larga parte del territorio. Inoltre prosegue il monitoraggio della rete idrica, con squadre impegnate ogni giorno nelle operazioni di controllo, manutenzione e riparazione della rete. Anche i cittadini possono farsi parte attiva nella lotta contro le perdite, segnalando tempestivamente eventuali guasti o appunto perdite in strada, di cui sono testimoni, al numero verde Emergenze Guasti 800-234-567, attivo 24 ore su 24. Questa mattina si è svolto un incontro tra i rappresentanti regionali e nazionali di FENEAL UIL per aprire un confronto ascolto con i delegati degli impianti fissi. È stato fatto un focus specifico e principale sul settore lapideo. Si è tenuto oggi a Marina di Carrara un importante incontro tra FENEAL UIL Toscana e FENEAL UIL Nazionale. L'obiettivo dell'incontro è stato il confronto e ascolto, ma anche il dibattito insieme ai delegati degli impianti fissi della Toscana, con focus principale sul settore lapideo, per capire le criticità del comparto, ma anche per affrontare temi come il salario, la sicurezza e l'occupazione. Una giornata importante quella di oggi, con la presenza di Mauro Franzolini, segretario nazionale della FENEAL UIL, per confrontarci sulla tematica degli impianti fissi, nello specifico il rinnovo dei contratti che interesseranno la nostra categoria nei prossimi mesi. Chiaramente un approfondimento importante anche in tema di lapideo, nel contesto della discussione di una legge regionale 35 del 2015, che chiaramente preoccupa la nostra federazione in tema di occupazione. Un confronto serio, trasparente, costruttivo insieme ai delegati, per raccogliere le istanze e per costruire quella che è la nostra posizione in tema di occupazione, salario e sicurezza. Sicuramente la FENEAL insieme alla UIL sa bene da che parte stare, continueremo a tutelare l'occupazione, la qualità del lavoro e la sicurezza, che per noi sono battaglie importantissime da continuare a perseguire. Per la prima volta la segreteria nazionale della FENEAL è qui sul territorio per capire le difficoltà e cosa poter proporre poi nel contratto del lapidio. Per noi è fondamentale avere qui, forse la prima volta, quindi è fondamentale per noi avere qui questo segnale da parte della struttura nazionale, perché dimostra la centralità del settore lapidio per quanto riguarda la FENEAL UIL. Proprio alla luce anche di quelle ultime cose che stanno venendo fuori,
un po' altalenanti, cioè da una parte si chiede l'aumento dell'occupazione con il 50% del lavorato in loco e dall'altra si chiede il contingentamento dell'escavato, quindi una riduzione della quantità di scavato a scapito dell'occupazione. Quindi vorremmo noi fare un confronto serio con la controparte, con l'associazione industriale, per capire qual è il percorso da seguire. Il tema dell'affrontare norme di legge che hanno un impatto così forte, così determinante sulla vita dei lavoratori e dell'impresa è un tema molto delicato. Quello che noi chiediamo è un confronto preventivo con le organizzazioni sindacali. La riunione di oggi ha molto da dire proprio anche in questo senso. Noi siamo convinti che sia necessario, nella salvaguardia della capacità produttiva dell'azienda, nella salvaguardia dell'ambiente, anche avere un occhio di riguardo sul tema dell'occupazione. Il timore è che un settore così importante, così caratteristico, diciamo, della produzione locale di questo territorio possa via via perdere occupati. Questa è una preoccupazione che per la FENEAL e per la UIL è una preoccupazione costante e a cui noi diamo molto interesse. Intervento del ministro all'istruzione Valditara, diversi cambiamenti nella scuola che deve preparare al mondo del lavoro e formare cittadini consapevoli. Novità e piccole rivoluzioni nel mondo scolastico, volute dal ministro all'istruzione e al merito Giuseppe Valditara. Una riforma attuabile già dall'inizio di quest'anno scolastico, che rispetta l'integrazione, le disabilità, accrescendo il senso civico di ogni alunno. Secondo le direttive del ministro, ci saranno professori in italiano formati specificatamente per insegnare agli stranieri che non conoscono adeguatamente la nostra lingua, con la partecipazione a corsi pomeridiani. Ciò limiterà la dispersione arrivata al 30% degli studenti stranieri. Per gli istituti tecnico-professionali, prevista un'azione mirata e risorse aggiuntive per contrastare l'abbandono degli studenti delle scuole di periferia. Ripristinati il voto in condotta e i giudizi alle elementari, che sostituiranno le valutazioni talvolta incomprensibili sia ai genitori che agli studenti. Saranno sottoscritte assicurazioni contro gli infortuni, sia per alunni che per insegnanti. Per migliorare la loro preparazione si stanno specializzando 85.000 insegnanti di sostegno che le famiglie sceglieranno di riconfermare nei loro ruoli qualora vi sia stata una didattica efficace a favore del proprio figlio con disabilità. Il ministro Valditara, nella sua riforma della scuola, tocca anche il tema della nuova educazione civica. Occorre, osserva, sviluppare la conoscenza e le abilità relative all'educazione della cittadinanza, alla salute, al benessere psicofisico, al rispetto digitale, finanziario, ambientale, stradale ed educare al contrasto alle dipendenze. La scuola deve preparare al mondo del lavoro e questo, conclude, è un punto cardine. Instillare la bellezza e l'impegno del lavoro e la sua importanza che rende cittadini liberi e consapevoli del loro valore. Qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio per le altre notizie. Conosco Ant da molti anni. Per me è come una grande famiglia, perché ho visto da vicino il loro lavoro e il loro impegno. I medici, gli psicologi e gli infermieri Ant vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000, vai su ant.it e scopri come fare. Bella, ma... Da revisionare. Non preoccuparti. Apuana Speedy è il centro revisioni per veicoli fino a 35 quintali, ciclomotori, scooter e motoveicoli. Controlli accurati con servizio totale su carrozzeria, officina, gommista e elettrauto. Unico centro autorizzato nel rilascio del bollino blu. Posso fidarmi? Tranquilla. Prezzi chiari, personale qualificato, preventivi e pre-revisione gratuita. E tutto in 30 minuti, con revisione dei ciclomotori di qualsiasi cilindrata. Prenotate subito in una delle officine autorizzate o al centro revisioni autoveicoli a Puana Speedy, via Zara 810, Marina di Massa.
Il cibo può essere raccontato, fotografato, osservato. Il cibo all'acino nero è gustato, abbinato, assaporato. Acino nero, il gusto armonioso ed equilibrato dei sapori della natura. Taste Experience. Marina di Massa, via Magliano 22. Successo per il San Domenichino 2024, giunto alla sua 65esima edizione. A Mariella Nava è stato dato il premio alla carriera. Il San Domenichino 2024 ha celebrato la sua 65esima edizione con una cerimonia di premiazione che ha superato ogni aspettativa. Sabato 7 settembre, nella suggestiva cornice della terrazza vista mare a Marina di Massa, si sono riuniti circa 900 scrittori e poeti insieme ad ospiti, autorità e organizzatori per uno degli eventi culturali più longevi d'Italia. Il premio alla carriera è stato assegnato alla cantautrice Mariella Nava, che ha emozionato il pubblico con un mini concerto dei suoi brani più celebri. Il presidente del premio, l'avvocato Giacomo Bugliani, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'evento, sottolineando la crescente risonanza nazionale del San Domenichino. Bugliani ha poi ringraziato il team organizzativo e la giuria presieduta da Alessandro Quasimodo per il loro impegno. Tra i vincitori delle diverse sezioni si distinguono Carmelo Consoli per la sezione poesia singola edita o inedita, Salvatore Risuglia per il libro di poesia edito, Angela Colella per la sezione narrativa inedita, Nina Waha per la sezione narrativa edita, Alessandro Izzi per quella opera teatrale inedita o edita e Paolo Bigozzi per letteratura per ragazzi, premio Pinocchio. La serata è stata arricchita dalle esibizioni degli allievi dell'Art and Music School di Lara Maggiani e dalle letture di Carlo Pernigotti e Monica Gulminelli. Durante la cerimonia la direttrice artistica Rosaria Bonotti ha ricevuto un riconoscimento per la cultura della regione toscana consegnato dalla vicepresidente del premio Marina Pratici. Presenti anche il prefetto di Massa Carrara Guido Aprea e il sindaco di Massa Francesco Persiani che hanno elogiato l'organizzazione dell'evento. I partecipanti già guardano con attesa alla prossima edizione. Riapre domenica 15 settembre il DMS Stage a Montignoso, primo appuntamento dalle 20:30 con una jam session introdotta dalla House Band e poi tanti eventi e concerti per questa nuova stagione. Vediamo. È tutto pronto per la riapertura dopo la pausa estiva del DMS Stage, lo spazio multifunzionale a Montignoso che ospita attività musicali, culturali e dello spettacolo. L'appuntamento è per domenica 15 settembre alle 20:30 con una jam session, ovvero una performance musicale improvvisata che sancisce l'importanza del legame tra il pubblico composto da ascoltatori, amatori e musicisti e DMS Stage. Sul palco quindi a tirare le fila ci saranno i professionisti della House Band, Gabriele Andreucci alla batteria, Matteo Moscardini al basso e Nicola Bertonelli alla chitarra, in attesa di coinvolgere cantanti, chitarristi, bassisti, batteristi e tutti gli altri musicisti presenti che avranno voglia di suonare e divertirsi. E a questa data inaugurale seguiranno molti altri eventi, tra cui concerti, masterclass, cene con intrattenimento e altre jam session. In questi due mesi, infatti, lo staff del DMS Stage ha continuato a lavorare per creare una seconda stagione ricca di novità, ma in cui non mancherà il ritorno di alcuni personaggi nazionali e internazionali che hanno conquistato i cuori durante lo scorso inverno. E il primo vero appuntamento sarà poi venerdì 27 settembre. Per gli organizzatori non è ancora il momento di svelarci il nome della band protagonista, ma sappiamo che sarà un saluto all'estate all'insegna del surf rock. Questa mattina a Forte dei Marmi si è tenuta la prima presentazione della mostra Gli Egizi e i Doni del Nilo, con visita guidata gratuita per i dirigenti scolastici e gli insegnanti. L'amministrazione comunale ha organizzato tre incontri a settembre per informare il corpo docente sui contenuti della mostra e sulle modalità di prenotazione delle visite guidate e delle attività didattiche. Al primo incontro hanno partecipato 25 istituti scolastici e ai presenti sono stati consegnati materiali informativi. I
Il sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, ha sottolineato l'importanza di arricchire l'offerta turistica con eventi culturali. I primi commenti ricevuti sono stati molto positivi. A 100 anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti, la città di Lucca organizza un evento dal titolo Matteotti 1924, 100 anni di antifascismo e coraggio. L'appuntamento è in programma per domani, giovedì 12 settembre, agli Orti Civici di via Santa Chiara a Lucca. Riparte da via Grenzack Wilen a Tonfano l'associazione Plastic Free, nata con l'obiettivo di informare sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica e promotrice in tutta Italia di centinaia di clean up e iniziative di sensibilizzazione ambientale. Sabato 14 settembre l'appuntamento è fissato alle 10.30, la partecipazione come sempre è aperta attraverso la registrazione gratuita sul sito dell'associazione. Unica attrezzatura richiesta, guanti o pinze per una raccolta più sicura dei rifiuti. L'attività durerà circa 2 ore. In occasione dell'80° anniversario della strage nazifascista avvenuta presso la scuola del paese di Bergiola Foscalina nel comune di Carrara, il 16 settembre del 1944, il collettivo Giovani Bergiola, in collaborazione con Proloco Bergiola Foscalina, propone Bergiola si racconta, un evento della durata di 3 giorni, dal 14 al 16 settembre, ideato allo scopo di dare un contributo nella memoria storica e creare un luogo sociale di incontro e condivisione, stimolando riflessioni circa la memoria, la storia, la resistenza e il ruolo delle donne all'interno della guerra totale. Abbiamo le previsioni del tempo, quindi aiutiamoci con il meteo Puani. Il meteo è presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Previsioni per giovedì 12 settembre. L'ingresso di aria decisamente fresca in quota causerà marcata instabilità con molte nubi associate a rovesci sparsi, temperature massime in sensibile diminuzione. Venti sostenuti sud-occidentali con forti raffiche di libeccio fino a 60-70 km/h, specie a metà giornata e sulla costa. Mare molto mosso, localmente agitato dal pomeriggio con mareggiata lungo il litorale Apuaversigliese. Nuvolosità variabile a tratti ancora intensa al mattino, con residue deboli precipitazioni sul crinale appenninico, miglioramento più deciso dal pomeriggio. Temperature in ulteriore e marcata diminuzione, specie le massime, su valori inferiori alle medie del periodo. Venti in rotazione ai quadranti settentrionali, sempre sostenuti con raffiche di tramontana, soprattutto al mattino. Mare ancora molto mosso al mattino, poi moto ondoso in graduale calo, specie sotto costa. Andamento nei giorni successivi. L'afflusso di correnti più secche ma ancora decisamente fresche dal nord Europa favorirà un deciso miglioramento durante il fine settimana. Temperature in ripresa nei valori diurni, assaggio autunnale invece al primo mattino con minime inferiori agli 8-10 gradi. Venti moderati dai quadranti settentrionali, mare da mosso a poco mosso. Per aggiornamenti meteopuane.it. Il meteo è stato presentato da Brico Center Massa, il tuo vicino di fare. Via Marina Vecchia 5, ti aspettiamo! Non ci sono altre notizie per questa sera, grazie per averci seguito. Vi ricordo il nostro sito antenna3.tv e i canali social e naturalmente l'appuntamento per domani. Arrivederci, buona serata!